Esaurito al Braglia di Modena per la sfida, inedita in Serie A tra Carpi e Juventus, Castori, alla ricerca di un risultato di prestigio, sceglie il 4-5-1 con Letizia Di Gaudio sugli esterni, centrocampo imbottito e il solo Borriello, temuto ex, a fare reparto davanti. Juventus a caccia della settima vittoria di fila per attaccare le posizioni di vertice. Classico 3-5-2 per Massimiliano Allegri, che si affida alla corsa di Cuadrado e Evra, all'estro di Pogba e alla pericolosità di Mandzukic e Dybala. Dirige Giacomelli di Trieste. È proprio l'argentino ad aprire le danze con un tiro dalla distanza al quarto minuto di gioco, che finisce non di molto sopra la traversa. Al 15esimo errore di Cuadrado, immediata verticalizzazione di Coffi per Borriello, che finta il sinistro, disorienta Bonucci e di destro scarica un secco rasoterra che Buffon non riesce a intercettare. A sorpresa Carpi in vantaggio. Quarto gol in campionato quest'anno per l'ex bianconero Marco Borriello. La reazione della vecchia signora non si fa attendere. Al 18esimo traversone di Cuadrado, conclusione di Khedira ribattuta sul dischetto, aggancia Mandzukic, girata potente del croato che fa 1-1. Per la prima volta in rete in due partite consecutive Mario Mandzukic. I bianconeri prendono in mano le redini del gioco con un possesso palla costante. Al 41esimo è Chiellini a trovare la verticalizzazione buona per Evra, che scatta in posizione regolare e effettua un cross morbido. Imperioso lo stacco di Mandzukic, che sovrasta Gabriel Silva e realizza il 2-1. Palla sotto le gambe di Belez e sesto centro personale del croato alla prima doppietta in Serie A. Con la rimonta firmata da Mario Mandzukic si va al riposo. Con il montaggio di Carlo Gigliotti andiamo alla ripresa, che si apre ancora con la Juventus a fare la partita. Al quinto Pogba scatta e chiede palla, al lancio con il contagire di Marchisio, sontuoso aggancio del francese e pallonetto a scavalcare Belez in uscita. 3-1 Juve, terzo gol in campionato di Pogba, che non segnava dal derby con il Torino all'11esima giornata. Al 18esimo gloria effimera per Daniele Rugani all'esordio con la maglia bianconera, subentrato a Barzagli. Il suo gol viene giustamente annullato per fuorigioco. La Juventus cala alla distanza, Castori ci crede e si gioca la carta Mbakogu. Gli emiliani alzano il baricentro e mettono sotto pressione i bianconeri. Al 47esimo Bonucci completa la sua giornata buia con un clamoroso autogol, mettendo alle spalle di Buffon un pallone innocuo che arrivava dalla tre quarti. La gaffe dell'esperto difensore bianconero riaccende le speranze del Carpi, che si butta in avanti a testa bassa. A una manciata di secondi dallo scadere del recupero rischia la Juventus. Lollo in area ha il pallone buono per conquistare un insperato pareggio. Il centrocampista emiliano spreca tutto strozzando la conclusione. Brividi per Massimiliano Allegri, che se ne va infuriato. La sua Juve però vince 3-2 e ottiene il settimo successo consecutivo, portandosi a meno 3 dall'Inter. Migliore in campo Mario Mandzukic. Finale al Braglia, Carpi 2, Juventus 3.